bella a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo appuntamento sulla carriera di Football Manager dell'allenatore Rocchichino col Taranto. Bene, rivediamo dove eravamo rimasti ieri. Ieri eravamo rimasti al fatto che Vignali era pronto al prestito al Taranto. Ricordo, questo qui dovrebbe essere un buonissimo giocatore per il Taranto, anche perché contrasti ce li ha buoni, bisogna buoni passaggi. Vabbè, potrebbe essere un buon under per la categoria, ecco, mettiamola così, sperando che renda quello che effettivamente ci aspettiamo. Poi andiamo un attimo a scorrere giù perché mi pare di aver visto, ecco qui, questa qua era una notizia molto non molto buona per noi, l'infortunio di De Giorgi, perché uno, diciamo, dei migliori giocatori che abbiamo. E quindi dovremmo farne a meno per 3 settimane. Innanzitutto volevo dirvi una cosa: ho pensato di tagliare i video di Football Manager, perché secondo me 18-20 minuti diventano abbastanza pesanti da vedere. Quindi volevo già iniziare chiedendovi un consiglio: preferite avere intanto qui mettiamo Guardiglia a sinistra, no, facciamo giocare in video. Volevo chiedervi un consiglio: voi preferite vedere dei video lunghi, tipo una 20ina di minuti, ma 2 a settimana, oppure 3-4 video a settimana ma da 10 minuti, in modo tale che facciamo dei riassunti belli e buoni del gameplay? Questa prima amichevole la vediamo, le altre le simulerò perché posso simularle, per vedere come si comporta la squadra. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete che più video a settimana ma di breve durata, oppure due video soltanto ma dalla durata di 20-25 minuti. Quindi andiamo a vedere qui, diciamo che è la vostra opportunità per guadagnarsi un posto da titolare. Andiamo a vedere questa partita. Ah ragazzi, io me le vedo in 2D le partite, perché in 3D, essendo su un portatile, il 3D mi rallenta assai il gioco e la qualità anche di registrazione. Quindi per il momento giochiamo con il 2D, poi se riesco a passare su un fisso, diciamo che guarderemo anche le partite in 3D. Qui vediamo, ecco, abbiamo preso il gol da una camicia. La camicia, vabbè, più che normale, diciamo, perdere contro magari una squadra di però voglio provare a fare un attimo una cosa. Qui le statistiche del Taranto, e qui il sommario. No, non il sommario, devo mettere le statistiche della partita. E beh, più dice, più normale, è più che normale perdere contro una squadra come il Lecce, la squadra di categoria superiore, magari fa dei giocatori anche migliori rispetto a noi, e quindi faremo fatica. Fatto sta che comunque è la prima partita di precampionato, anche se iniziamo già dal 15 agosto. Diciamo che possiamo regalare di più, spero, iniziamo a fare qualche cambio. Va, vediamo come si comporta. Facciamo esordire Vignali, mettiamo ancora al posto di Voltasio, ancora è un esterno più offensivo però che da centrocampo, però dai, lo adattiamo per un po' lì. Mettiamo anche Yeboah, ecco, questa cosa non doveva accadere. Mettiamo Yeboah e mettiamo Yeboah, buon amico, così di Giudetti, facciamo un po' di cambio, vediamo, così Ungaro, che proviamo a mettere Ungaro o Girardi, Giavazzi, Ungaro, Girardi, Giavazzi, andiamo a mettere Giavazzi, facciamo qualche cambio in panchina, in difesa pure, mettiamo Guardiglia di là e Ibojo al posto di questo, andiamo col secondo tempo tranquilli per vedere come va. Ibojo comincia con un errore, però diciamo è la prima partita, quindi non... ed ecco Fambianchi, io che l'ho visto giocare in realtà, dato che vado spesso al campo, io che l'ho visto giocare in realtà è veramente bravo sugli stacchi di testa. Comunque dicevo, dobbiamo trovare un portiere per migliorare la rosa, come dicevo nello scorso video. Dobbiamo trovare un portiere per migliorare la rosa e vedere un po' dove, come proprio guadagnarci con l'acquisto di un portiere. Vediamo se posso fare qualche altro cambio. Adesso tipo faccio uscire Pard e metto Giordano. Faccio entrare Siglari, che mi ero dimenticato. E Stammirati, che teoricamente potrebbe giocare il ragazzo, però dai, lo proviamo a sforzare a destra, a sinistra, quindi
Comunque diciamo dai, tutto sommato niente, siamo stati messi sotto, poche azioni create, vabbè, ma è un nuovo, diciamo, metodo di gioco, magari la prima partita, non si sa mai, nelle prossime andrà meglio, si spera. Quindi dobbiamo già pensare a organizzare il futuro, perché quest'anno, come abbiamo detto, come obiettivo mi avete dato voi, giustamente, quello col Taranto di arrivare. Sì, capito, è incredibile. Incredibile, Siglari. Siglari è veramente, per chi non lo conoscesse, è un armato, cioè, come fortissimo fisicamente, molto forte. Anche in testa. Diciamo, gli obiettivi che mi avete dato voi con il Taranto credo che siano più che palesi, per fare soprattutto entro uno, massimo due, ma speriamo in un anno di ritornare nel calcio che conta, nel calcio professionistico. Ecco, siamo stati messi sotto dal Lecce, non abbiamo subito più tiri, però alla fine, diciamo, il risultato parla di un pareggio, non so se essere felice o meno. Dai, siamo felici perché abbiamo pareggiato con Lecce. Comunque adesso andiamo avanti, abbiamo un'altra amichevole contro il Gladino subito dopo due giorni, quindi questa qui ve la simulo perché è inutile andare avanti, cioè vedere anche questa amichevole, vedremo come va. Cerchiamo di arrivare più velocemente in questo episodio al campionato, veramente possibile, in modo tale da iniziare subito con le tre partite di campionato nel prossimo video e andare avanti col programma, anche perché diciamo la Serie B si evolve abbastanza velocemente in questo gioco, in quanto non ci sono molte notizie che ti arrivano durante l'arco dell'anno, per cui devi stare a leggere. Uno con la dita, Cenk e Siglari, abbiamo avuto, diciamo, il possesso palla a sfavore, come possiamo dire, però i tiri sono a nostro, no, nemmeno i tiri. Giochiamo male, però vinciamo. Guardate qui, la punta avanzata, Giuseppe Siglari, ha segnato dopo ben 92 minuti la rete vincente, proprio come contro il Lecce. Stavamo perdendo contro il Lecce e abbiamo pareggiato, quindi stiamo pareggiando e vincendo. Questo, diciamo, sono dei buoni segnali che mi sta dando Siglari per, diciamo, l'inizio del campionato. Ora cosa facciamo? Io vorrei vedere un altro po' di osservatori per cercare magari di prendere qualche giocatore buono per la squadra. Tripicchio. Ah, difficile trovare un portiere. Cesare Ricler del mare. Questo è un glorioso. Qui però sei guardato, diciamo, una fantasia. Ma la macerata è però sapete cosa c'è? Il portiere, abbiamo detto che ci serve a, quindi io proporrei di andare a vedere magari nelle società di più maggior blasone, quindi cercare di prendere la luce che è cazzata qualche tempo fa, perché su FIFA 15, sì, su Football Manager 2015 feci una carriera con proprio il Catanzaro e porta il Catanzaro in Serie A, ma effettivamente c'avevo un portiere che era buono, che però qui a quanto pare non sta, non mi ricordo, c'era un altro portiere che avevo visto che al momento però non mi viene in mente. Vediamo se il Lecce ci può dare in prestito qualche portiere buono, qui non ne vedo manco uno. Ecco, stiamo avendo un po' di difficoltà nel portiere. Andiamo in Serie B, vediamo se in Serie B ci sta qualche portiere under buono. Ecco di qui, no, allora facciamo così. Si mette per il sotto, c'è cioè, Riccardo Rani, questo qui dovrebbe essere buono, ma c'ha 24 anni, mannaggia. Ha 24 anni, quindi diventa un po' un problema per noi. Questo ce n'è 16, non è troppo, dico, perché è Bari, è il nostro rivale, se non può tirare in prezzo, quindi andiamo avanti. No, perché volendo si può anche provare a vedere in Serie A, ma difficilmente, magari la società accetta di mandartelo in prestito, ma difficilmente il giocatore accetta di venire in prestito. Il Como non è buoni, il Crotone, buca maniera qua, mi sembra
balena. Ecco, qua dovrebbe esserci il portiere vero del Taranto, dell'uscita. Nendatino, non mi ricordo cosa andare 18. Ma Victor De... Ecco, proprio portiere della Tina prima squadra, che è in prestito dal Presidente. Ecco, questo qua è il portiere del Taranto, Victor De Lucia. Però l'anno scorso c'era un altro portiere molto buono, Daniele Borra. Eccolo che è portiere della Juventus Central Under 20, che vedete, ha giocato veramente nel Taranto. Però l'anno scorso era più forte sull'altro football manager, quest'anno no. Va bene, dai, andiamo avanti, se no non arriviamo mai al punto clou. Il calcio mercato termina la settimana prossima, il mercato termina la settimana prossima, quindi ragazzi, ripeto, ditemi voi come preferite, se avere più video di breve durata o due video a settimana, diciamo, di durata maggiore, e quindi perché ci impiegherà magari più tempo a caricarlo, ci impiegherà anche più tempo nel diciamo nell'editare, nel creare il video. Quindi, poi un'altra cosa, se sapete dove prendere, dove posso trovare un buon creatore di intro, mi fate un altro favore, magari me lo scrivete nei commenti. Ora pensavo che possiamo provare a mettere dal primo minuto Yeboah al posto di Albino, in modo tale di poter giocare con due punte. Con due punte vere e proprie, solo che il problema è che ci abbiamo queste due punte, sia Genki che Sicari, che sono due fulcri del gioco, quindi diventerebbe un po' difficile giocare con due fulcri del gioco. Infatti qui abbiamo preso un sonoro mazziatone, una batosta assurda dal Melfi, innocenti, questo è sempre stato un buon giocatore, ma il Melfi è in Serie C se non erro, o anche esso in Serie D, no, è in Serie C il Melfi, ricordavo bene. MF in Serie C e noi abbiamo preso una batosta. Vabbè, fondamentalmente l'importante è iniziare bene poi dal prossimo episodio contro Nardò e Torres. Nardò e Torres, sperando che, ecco, andremo meglio. Meeting con lo staff. Andiamo in meeting con lo staff, cosa mi propongono, parlo di lavoro, inizio allenamento subito, no? Io mi fido dei miei preparatori, mi dicono di fare, ecco, vediamo, magari qua ci consigliano un video di giocatori, diventa, ma scusate una cosa, io non ci ho già gli osservatori, ah, ne posso aggiungere un altro, e ma scusa, a questo punto non cerco io un buon osservatore, sperando di trovarlo, ecco, sì, è difficile, sì. Un buon osservatore, volevo dire, scusatemi. Però se tipo tolgo ecco qui. Questo qui vorrebbe fare l'osservatore. Nessun interesse a fare l'osservatore, giustamente dice. Uno che non è per niente osservatore, lo vuoi mettere a fare un osservatore. Cosa pretendi? Non pretendo niente. Non lo so. Non lo so se 17 conviene sul potenziale o sull'abilità. Dai, per la Serie D meglio avere uno buono sull'abilità, tra virgolette buono, questo di 13.000 euro per te mi sembra anche assai. 10.000 e stai bene così. 13.000 euro per per un osservatore che è, diciamo, difficoltà nell'avere caratteristiche alte, mi sembra un po' eccessivo. Ecco qui Silva, Diego Silva Reis. Senti, questa qui io ho sempre saputo che era un buon attaccante, l'ha avuto nel Catanzaro nella precedente carriera, come dicevo. Però l'unica cosa che non mi convince più di tanto è che poi chi dovrei togliere? Lo potrei usare come sostituto, effettivamente un buon sostituto, per questo dovrebbe essere un buon sostituto. Non mi vedere, vuole troppi soldi, troppi soldi, non so se per 60.000 si riesce a chiudere questa, per 70.000 io rilancio di 95.000 e allora facciamo 75 90 80 85 80 a posto. 80.000, abbiamo abbassato di 20.000, diciamo,
il suo stipendio, quindi ci abbiamo guadagnato un po'. Anche questo non era mica male, però Diego Silva Reis, quello lì di prima, è un buon giocatore perché lo conosco. Cioè l'ho già utilizzato e lo usavo come sostituto anche nel Catanzaro, nella mia precedente carriera col Catanzaro. Quindi diciamo so quanto può rendere a livello di gol e quanto può far male se messo nei secondi tempi, anche perché come avete visto per la categoria c'è un buon livello di dribbling. Ecco, questo almeno sarebbe un acquisto di qualità, sì, ma è over, abbastanza over. Ecco, Marco Pisano è quello del Torino. Sì, mi ricordavo. Questo ha giocato già nel Taranto. Addirittura. Questo, ragazzi, non me lo ricordavo proprio. 2001. Però no, comunque, non mi interessa. Questo è un acquisto di qualità. Eh sì, questo si vede che Honda è un buon terzino sinistro. Ecco, questo mi mette un po' in difficoltà, però... Però facciamo una cosa. Andiamo a vedere i prestiti in Serie A. Andiamo a vedere tutte gli under di Serie A, perché la serie già la due settimane, under 20. Vediamo un po' cosa riusciamo a portare a casa. Forse anche la Juve si è tolto tutti gli under 20, si è tolti, però questo possiamo molto dire, ma se i prestiti loro me lo danno. Forse sì. E mi Laudero, se riusciamo a portarci Laudero, abbiamo fatto l'acquisto del secolo. Clemenza, pure questo sembrerebbe un buon giocatore. Carlo è anche un buon giocatore. Cassata, Macek, Vitale è in nazionale, questo perché non prenderlo al centrocampo, scusami. Vuole giocare con qualità di vabbè sì. Era molto facile. Filippo Romagna, questo è un buon giocatore veramente, ma credo che quello vale lo stesso discorso per Vitale, e invece no, ce lo portiamo, se vuole venire ce lo portiamo al Taranto, se non vuole venire non ce lo portiamo da nessuna parte. A metà stagione sicuramente cercheremo di trovare una squadra affiliata, che come quasi tutte le stagioni che ho fatto col Taranto sarà il Napoli. Il problema del Napoli è che non c'ha degli under di qualità che ci possano fare un favore, ci possono servire per la nostra, diciamo, per la nostra situazione. Ora Lagumina, io so che è un attaccante fenomenale nella realtà, infatti nel Viareggio Tour, nella Viareggio Cup è diventato capocannoniere proprio della Viareggio Cup con 5 gol in 4 partite, è veramente un buon giocatore, questo lo so. Elvis Popovic, questo qui ragazzi, sappiate, scrivetevi questo nome, perché nel 2022, nell'altra carriera che sto facendo io col Taranto, che ho iniziato col Taranto ma adesso sono arrivato a Lille, poi magari un giorno me lo farò vedere, diventa un fenomeno, se lo compra il Milan se non erro, e diventa veramente forte questo giocatore. Io se potevo toglierlo adesso lo prendevo senza problemi, però a quanto pare non posso. Ci sono, diciamo, dei buoni vivai, in Serie A, però mi diventa difficile trovare il giocatore adatto. Ma Felicioli, questo qui difficilmente verrà. Comunque noi ragazzi ci proviamo con tutti i giocatori che ci possono sembrare ottimi per la nostra causa. Locatelli, centrocampo, io direi sì pure. Magari Locatelli un po' più completo rispetto a Vignali. Vediamo se vuole venire. Il Milan non ha bisogno di nulla, quindi noi lo facciamo. Lamas, questo qua pure diventa fortissimo, ragazzi. Io quindi provo a prendere anche questo in prestito. Non è che vada, la scuola Milan è quella. Lezzerini è un buon portiere. Non so quanti di voi si sono visti calciatori giovani speranze sulla 7, quindi lì si conoscono molti giocatori della Fiorentina, Primavera, il Lez, tutti vari. Ecco qua, qui arriviamo in un buon vivaio che sinceramente c'ha dei buonissimi giocatori, però vediamo se me lo riesco a portare lì a Capradossi senza che mi fanno problemi. Comunque questa è un'offerta, te la faccio, anche non è sicuro. Kevin Mendes, ecco, questo qua mi sembra un altro di quelli forti per la categoria, però poca finalizzazione, diciamo che a un certo punto ci serve un giocatore che sappia segnare, ecco, perché alla fine in Serie D vince chi segna di più, non chi
che giochi il miglior calcio. Tiziano Tolisi, ecco, questo qui ragazzi sono dei giocatori veramente fantastici che io amo, e se riesco a portarmi Castellano al Taranto diventa veramente motivo di gioia per me, perché il vivaio migliore in Serie A, a mio modo di vedere, ce l'ha senza ombra di dubbio l'Atalanta. L'Atalanta c'è il miglior vivaio senza ombra di dubbio, e lì c'era Mazzocchi, non mi ricordo se era lui l'attaccante abbastanza forte. Comunque diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. Andiamo a vedere giusto quello dell'Inter, quindi vai di un altro, come altra grande squadra, e poi possiamo andare avanti, tanto abbiamo finito il mercato. Diciamo che per i prestiti ci vanno per forza di cose per male, dai. Di Marco, vediamo se ci riusciamo a portare qualche talentino di questo tipo. Perfetto, andiamo avanti, vediamo quanti, ecco, ovviamente tutte le offerte vengono accettate, adesso bisogna vedere quanti, tranne quella del capodirassi che non ci batto più di tanto per averla, quanti accettano di venire in prestito a Taranto, pochissimi, guardiamo, Romagna va alla Casertana, Audiero ripete il prestito a Taranto, la Mugomine per il prestito Catelli, Lianos, Valtera, praticamente hanno rifiutato tutti, tranne Castellano, che è veramente, questo sì che è un buon acquisto a centrocampo, tranne Castellano, ovviamente Genchi, l'osservatore nuovo e Silva Reis, hanno praticamente rifiutato tutti di venire, ma questa era una cosa abbastanza facile da comprendere, però dai, diciamo che la rosa noi già forte per la Serie D ce l'abbiamo, ora sta tutto di vedere cosa riusciamo a fare nel in questo campionato, per poi vedere la Serie C. In Serie C dovremmo fare una squadra, diciamo, sempre fatta da parametri di zero e prestiti. La Serie B, penso che già dalla Serie B bisogna iniziare a pensare di acquistare qualche giocatore con la propria tasca, acquistare dei giocatori a titolo definitivo senza prenderli in prestito. Ecco, il primo concetti è un buon portiere, ed è un buon portiere addirittura, anche adesso, ecco qui. Questo sì che è un buon portiere della Serie D, il problema è gli over poi, no? Come fai? Dove li mettiamo? Gli over diventano un problema. Ecco, Cavradossi si è messo in vista prestito e se ne è già andata la Lupa, come altro ragazzo, si è rubato alla US Italia. Diciamo, il mercato della trasferimenti è chiuso, adesso simuliamo quest'ultima partita con la Paganese. E poi diciamo mi fermo qui per oggi perché siamo arrivati circa a 25 minuti di video. E quindi tagliamo. Di più di una. Eccoci qua, mettiamo. Vediamo una. Cerchiamo di mettere una formazione. Questo sì che è un buon fatto che abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato un giocatore. Io qui metterei francamente Castellano ad ala sinistra. Non so quanto possa rendere Castellano ad ala sinistra, però mettendo Castellano ad ala sinistra credo che possiamo giocare veramente poi con le due punte così. Simuliamo anche questa partita con la Paganese, molto probabilmente la perderemo. E invece no, 3-1 fenomenale del Taranto contro la Paganese, doppietta di Genchi e gol di Vignali, una partita, diciamo, questa ce la siamo giocati quasi a di più alla pari, si vede che il 4-4-2 sta iniziando ad entrare nella mentalità dei giocatori. Bene, allora, su questo risultato, sul 3-1, diciamo che questo secondo episodio si può concludere, dal prossimo episodio, ragazzi, inizia il campionato, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, e iscrivetevi al canale. Alla prossima, bella!